Io vorrei avviarmi a introdurre il tema partendo da una considerazione sviluppata da Freud in tutt'altro contesto rispetto a quello filosofico-politico che ci accingiamo ad affrontare. Freud, quando si accosta al tema della malinconia, dice che la malinconia è il dolore per un oggetto assente, di cui comunque continuiamo ad avvertire la presenza per absentiam. La malinconia è lo stato d'animo di chi si accorge che qualcosa manca e che pure era presente. Da un certo punto di vista, l'oggetto perduto continua a proiettare la sua ombra anche quando è assente. Ecco, muovendo da queste considerazioni sviluppate dal padre della psicanalisi, possiamo forse con diritto asserire che oggi la malinconia che attraversa diagonalmente la nostra società riguarda il senso di sofferenza per il futuro assente. La nostra è un'epoca di futuro negato, o se preferite di futuro assente. Tra le grandi prospettive che caratterizzano il nostro presente, sicuramente vi è come sensazione diffusa, generalmente avvertita, quella di un futuro che manca. O se volessimo esprimerci in questo caso con le parole di Paul Valéry, potremmo dire che il guaio del nostro tempo è che il futuro non è più quello di una volta, non è più il futuro denso di aspettative, di prospettive, di visioni utopiche, di tensione aperta all'avvenire. Il nostro è un tempo che per molti versi si lascia inquadrare come l'epoca dell'eterno presente. È come se le due dimensioni della eternizzazione del presente e della desertificazione dell'avvenire procedessero di conserva, riconfermandosi a vicenda. Per un verso abbiamo a che fare quotidianamente, lo scontiamo ogni giorno sulla nostra carne viva, il senso di un presente che tende a prolungarsi in eterno, andando a saturare anche le regioni del non ancora e quindi neutralizzando il senso di possibilità di essere altrimenti. E per un altro verso, in maniera convergente, avvertiamo un profondo e frustrante senso di desertificazione dell'avvenire, come se il futuro avesse cessato di essere, o se preferite, come se la freccia del tempo si fosse fatalmente arrestata, fosse rimasta sospesa nel suo incedere, come se appunto lo scorrere della storia si fosse congelato repentinamente. Questo è il senso del futuro assente che caratterizza il nostro tempo e al quale hanno dato voce variamente alcuni dei protagonisti, filosofi e non, della nostra stagione culturale. Penso tra gli altri a un testo uscito in tempi recenti che si intitola L'epoca delle passioni tristi, un testo non di filosofi ma che con eguale forza concettuale mette a tema le passioni tristi, come le chiamava Spinoza, caratterizzate per loro essenza dal sentimento di un futuro negato. Il nostro è il tempo in cui predominano su tutto il giro d'orizzonte tonalità emotive caratterizzate dal disincantamento, dalla fine dell'utopia, dalla rassegnazione, dalla paura e dal terrore nella sua forma parossistica, la grande figura concettuale del terrore che diventa lo sfondo costante, il basso continuo delle grandi narrazioni oggi dominanti. La nostra è un'epoca di passioni tristi che ha voltato le spalle al futuro, che sembra aver rinunciato a quella prospettiva futurocentrica che pure aveva accompagnato la modernità in larga parte delle sue prestazioni narrative, nonché delle sue esperienze concrete. Abbiamo continuamente a che fare con un discorso che parla del futuro sempre e soltanto con il tempo passato. Un importante filosofo e storico dei concetti tedeschi, Reinhard Koselleck, ha parlato a questo proposito con una felice formula di futuro passato, come se l'idea del futuro aperto dinanzi a noi appartenesse ormai al passato, fosse archiviata nel museo delle antichità. Non ci appartiene più quell'idea che pure aveva scandito l'esperienza del tempo, della politica, della filosofia nell'evo moderno. La modernità, da un certo punto di vista, nella sua caratterizzazione più ampia, sembra a tutti gli effetti potersi condensare nell'esperienza futurocentrica, nell'idea che in qualche misura la verità appartenga al domani più che all'oggi. Noto per inciso, lavorando sul tema della storia dei concetti, che l'idea stessa di modernità in tutte le principali lingue europee
allude sempre a una sorta di apertura verso il futuro o comunque a una necessità di essere al passo con i tempi. Modernus allude al modus odiernus, all'essere sincronizzati con il proprio presente. Così modernité, modernidad è in tutte le principali lingue europee. I tedeschi chiamano la modernità Neuzeit, che letteralmente vuol dire il tempo nuovo, ma anche il tempo del nuovo. Vi è un intreccio a geometrie variabili fra queste due dimensioni, l'idea di un tempo radicalmente nuovo che non si lascia ricondurre al passato né dedurre dal passato, per un verso, e per un altro verso l'idea che la modernità viva un'esperienza del tempo essenzialmente proiettata in avanti, perseguendo l'idea di futuri diversi e migliori. La verità sta nel domani più che nell'oggi, con l'ovvia conseguenza che fa anch'essa da basso continuo alle esperienze principali dei moderni, per cui occorre velocizzare il più possibile l'andamento dei tempi di modo che il futuro atteso si concreti il prima possibile. Troviamo questa visione largamente diffusa in tutti i protagonisti europei della stagione moderna.